Prima di tutto, diciamo che in questa estate ha dimostrato che queste isole di calore, che sono incredibili, che hanno generato tanto, diciamo, disappunto, problemi da parte delle persone, anche per la loro qualità di vita, possono essere, come si dice, ridotte, quindi ridotto l'effetto del calore che viene prodotto da queste estati senza pioggia, con grandi problemi, con creando delle aree libere dal cemento e connesse tra di loro. Quindi la realizzazione di un grande parco metropolitano, che poi vuol dire mettere a rete e a sistema tutta una serie di parchi che già esistono nel territorio di Milano, vuol dire dare ossigeno, aria e respiro a 5 milioni di abitanti che vivono sul nostro territorio, che molte volte devono andare a trovare, diciamo così, refrigerio, aria fresca in montagna o al lago, quando possono anche trovarlo nel luogo dove vivono. Quindi questa è un'opportunità grandissima che la città di Milano non può lasciarsi sfuggire. Sì, stiamo parlando dell'opportunità di mettere 5 milioni di alberi attorno alla grande città, che già vive con esperienze molto positive. Io sto parlando del Parco Agricolo Sud Milano, del Parco Nord Milano, che sono due parchi regionali che hanno dimostrato capacità di gestione del territorio. Un'alleanza che mette insieme anche gli agricoltori, le amministrazioni pubbliche, per dire basta a nuova cementificazione, ma per dire che bisogna rigenerare le città, ricostruirle, renderle più efficienti e utilizzare il suolo libero che c'è rimasto per creare un grande bosco urbano, una grande area verde che circondi l'area metropolitana. Questo darebbe non solo ossigeno, ma salverebbe tantissimo, come si può dire, tutta la parte dei corridoi ambientali, dei corridoi verdi, della rete ecologica, e creerebbe una fruizione intensiva, quindi un verde intensivo per la qualità della vita delle persone. Per fare questo si chiede, io credo che il parco metropolitano sia una condizione per far vivere la città metropolitana. Lega Ambiente in questo è impegnata, perché deve nascere dai cittadini questa volontà, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche. La città di Milano sta già facendo molto in questo, con le nuove piantagioni, con quello che ha fatto con l'ufficio dedicato alla resilienza e quindi alle mitigazioni, perché gli effetti climatici peggioreranno e dobbiamo essere pronti ad affrontarli.